Nicolas Maupas, ti ritroviamo in una nuova serie che si chiama Un professore, tu sei Simone, chi è Simone? Simone è un giovane studente che fa parte della classe nella quale Dante si ritrova ed è il figlio di Dante. Ci saranno varie complicazioni, come dire, perché il rapporto tra Simone e Dante negli anni non si è fortificato ed è un rapporto sicuramente un po' burrascoso. Simone dovrà far fronte a tante sue nuove insicurezze, dovrà far fronte con quella che è la crescita di un adolescente e dovrà anche riscoprirsi sotto certi aspetti. È stato un lavoro sicuramente molto molto bello e interessante che ci ha dato un'opportunità di creare un gruppo bellissimo che sta dietro di te e sono molto contento di aver partecipato a questa avventura. Invece con la filosofia che rapporto hai o hai avuto? Beh, la filosofia è stata una materia in verità che all'inizio mi è stata un pochino ostile durante i miei anni del liceo e soprattutto con un professore invece ho riscoperto delle grandi tematiche, grandi personaggi che in questo ultimo periodo di lavoro mi hanno interessato e mi hanno aiutato tanto e trovo tante verità nascoste nella filosofia, poi non tanto nascoste, basta saperle cercare, però diciamo che sta migliorando il mio rapporto con la filosofia, questo sicuramente. Senti, tra poco rivedremo la nuova stagione di Mare Fuori, tu qui sei Simone, invece in Mare Fuori sei Filippo, c'è qualcosa che può legare i due personaggi anche se sono completamente diversi? Beh, sicuramente essendo entrambi due adolescenti ed è un tema estremamente presente all'interno di questi due personaggi, entrambi dovranno affrontarsi, questo sicuramente è una tematica comune per entrambi e l'affrontarsi poi spesso ci espone a dei rischi, ci mette appunto a volte in situazioni non facili, soprattutto con noi stessi, ma ci permette a volte anche di capire quali sono i nostri demoni e come poterli affrontare e come diventare qualcuno di migliore o quello che non vogliamo essere, certamente lo scartiamo tramite questi scontri. Cosa ti ha dato Mare Fuori? Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Non solo è stato un grande trampolino di lancio per il mio lavoro e sono estremamente grato a Carmine Lia in primis, che è stato il regista della prima stagione, e Ivan e Milena per la seconda stagione, ma mi ha dato una grande responsabilità. Mi ha fatto capire anche cosa vuol dire essere un attore, ovvero farsi carico della vita di qualcun altro e riportarla con verità e recitare appunto le sue azioni, il suo modo di pensare e le sue intenzioni. Mi ha dato coscienza di cosa vuol dire anche essere un attore nel 2021 e questa è una cosa molto importante secondo me. Perché è diverso essere un attore nel 2021. Essere un attore a volte, ora nel 2021, vuol dire anche essere una voce, quindi avere un modo di comunicare qualcosa e avere modo anche di combattere per delle cose in cui si credono. Per esempio? Beh, sicuramente io sono un grande sostenitore di valori principali, cioè i valori che tutti quanti dovremmo condividere, secondo me sono una cosa importante. Mare Fuori ci mostra fratellanza, amicizia, rispetto, che è una cosa che purtroppo si perde, l'essere giusti sicuramente è una cosa che a me interessa molto, non bisogna mai esagerare, non bisogna mai andare oltre il proprio limite, bisogna conoscersi e conoscere il contesto nel quale si vive. Grazie mille. A voi, buona giornata.